pressimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Mi trovo in provincia di Modena, siamo sulle piste di Coscogno per il lancio del Ruzzolone Campionati Italiani. In mia compagnia ho il vice sindaco di Pavullo, il dottor Daniele Iseppi. Quanto è importante l'attività sportiva, ma soprattutto il lancio del Ruzzolone nella vostra zona? Da noi è assolutamente importante, tanto più che Pavullo è orgogliosa di ospitare per la terza edizione consecutiva i campionati italiani che si svolgono in provincia di Modena, a testimonianza quindi del forte legame che il nostro comune ha con questa bellissima pratica sportiva che, come dicevo in altre occasioni, rappresenta davvero i valori più genuini e porta avanti le tradizioni più veritiere del nostro territorio. Vice sindaco, tre giornate importanti. Abbiamo iniziato ieri venerdì con l'apertura alle ore 14 dei ragazzi. I ragazzi sono il futuro delle attività sportive. Assolutamente sì, ieri ho visto davvero tantissimi giovanissimi premiati e davvero credo che il lancio del Ruzzolone abbia un futuro molto roseo davanti a sé se questi ragazzi continueranno a fare questa bellissima pratica sportiva e a continuare appunto le tradizioni della nostra terra. Benissimo, noi ringraziamo il vice sindaco del comune di Pavullo, il dottor Daniele Iseppi. Campione nell'attività di Ruzzolone Gualmini Fernando. Complimenti signor Fernando per quello che ha fatto e sta facendo ancora. Beh, mi sto divertendo, ma non con delle vittorie. Ad oggi delle partecipazioni. Fernando, ad oggi quanti campionati ha vinto? Ah, 15. Grande soddisfazione. Coppie individuali e squadre, via. Bene. Guardando i giovani presso la nostra TV, che cosa può dire? Ma i giovani non è che siano trattati, parlo di bambini, non di grandi. Dei giovani ce n'è tanti di forti, ce n'è abbastanza. Okay. Specialmente qua da noi, a Modena, in Umbria sono calati anche loro. Purtroppo è la vita che è così. Ecco. Quindi comunque sia noi dobbiamo mandare il messaggio che i giovani devono comunque sia avvicinarsi a questa attività, a questa aggregazione e lo stare bene insieme e soprattutto all'aperto. Ma debbono essere anche le istituzioni a fare queste cose perché da soli facciamo quello che possiamo. Ecco. Bene, ok, grazie mille. Prego, prego. Thank you.
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And amici carissimi, siamo con un grande amico, Romano Zanaia, nonché consigliere federale della Federazione Figest, e con suo nipote Nicolò, che ha proprio vinto venerdì questa bella coppa, vero Nico? Sì. Ascolta Nico, ma il nonno è un bravissimo allenatore? Sì. Ma quante cose ti hanno detto venerdì, che dovevi togliere il nonno da allenatore? No. No, il nonno è il nonno. Romano, un grande personaggio nel modenese e anche nella federazione. Romano, oltre a essere un bravissimo giocatore di Ruzzolone, sei anche un bravissimo allenatore. Bene, sì, infatti lo penso anch'io. Mia soddisfazione è stato vederlo vincere, mi ha dato retta, sta crescendo bene, speriamo che ne vinca altre maglie. Ciao. Romano, prima di salutarci, ieri abbiamo visto la tua buona pazienza con un consigliere federale, quindi ricordiamo Vitellozzi Valeriano. C'è la sua prima esperienza, com'è andata con Valeriano? Dicevo che sono un buon allenatore, sarei buono anche per Valeriano, che è un mio grandissimo amico da una vita, da sempre, lo stimo, e anche lui fa tante cose per me, cercavo di farlo anch'io. Benissimo, quindi prima o poi anche il nostro amico Valeriano Vitellozzi sarà un bravo ruzzolante, va bene? Grazie.